buonasera a tutti. Io vorrei presentare insieme appunto della Corchia, la dottoressa Corchia, lei è archivio storico del Comune di Parma, un'esperienza didattica, ovvero un seminario che abbiamo tenuto in archivio storico del Comune di Parma, quindi studenti corsisti in realtà del Master Comet, Comet appunto acronimo di cultura, organizzazione e marketing dell'enogastronomia territoriale, ed è appunto un master di primo livello che si tiene all'anno presso l'Università di Parma, il Dipartimento di Scienze degli Alimenti. L'obiettivo di questo master è formare una figura professionale, una figura manageriale che al termine del percorso di studio consegue il titolo di specialista in valorizzazione e gestione del patrimonio enogastronomico territoriale, quindi noi puntiamo sul patrimonio enogastronomico, quindi con, diciamo così, le diverse connotazioni che appunto l'accezione di patrimonio legata all'enogastronomia. Il percorso didattico prevede un focus sul prodotto tipico, quindi l'ho messo appunto appositamente tra virgolette proprio per la complessità nel dare una produzione di un libro come prodotto tipico, che viene affrontato nei diversi moduli didattici, tra cui appunto l'insegnamento, che tengo io come storico dell'arte, sembra un paradosso, ma in realtà l'insegnamento della storia dell'arte è inserita anche all'interno del corso di laurea in scienze astronomiche. Il corso si chiama appunto Patrimonio culturale e beni culturali, strumenti. Qual è l'obiettivo di questo corso? È fornire gli strumenti per poter individuare che cosa si intende per patrimonio culturale, che non è assolutamente un'ovvietà. Quello di fornire gli strumenti per un approccio critico alla produzione delle immagini che rappresentano il cibo, esempio, della natura morta, che comunicano stile e modelli alimentari, un focus in questo caso per esempio sulle strutture narrative e linguaggi pubblicitari, e naturalmente cercare appunto di dare anche una serie di strumenti per poter leggere le trasformazioni attraverso le immagini fotografiche che propongono un racconto rispetto appunto al territorio inteso appunto come artefatto culturale. Questi sono gli obiettivi del corso che tengo. All'interno di questo corso è stato proposto appunto insieme alla dottoressa Corchia un seminario all'interno dell'archivio storico del Comune di Parma, proprio in occasione della settimana della didattica, per avvicinare i corsisti a quello che è appunto la funzione, quelli che sono gli strumenti, quelli che sono i documenti conservati in un archivio storico comunale. Quindi ci siamo dati una serie di obiettivi, la conoscenza di un archivio pubblico, qual è la tipologia di documenti che mi posso trovare in questo in archivio, il regolamento interno, anche in questo caso sono novità. Molti dei corsisti hanno provenienze e formazioni differenti che spaziano appunto dal marketing alla formazione più umanistica, altri legati alla biologia, quindi non tutti hanno un'idea chiara di cosa sia un archivio. Quelli che sono i servizi erogati da un archivio, quindi quelli sono i diritti, la fruibilità, l'interoperabilità, ma anche i beni. Bisogna tenersi a delle regole, anche in questo caso sembra banale, semplicemente l'utilizzo dei documenti e delle immagini non implica che si possa fare una fotografia e pubblicarla come e quando appunto piace. Gli strumenti, l'obiettivo era anche quello di fornire degli strumenti, cioè come si utilizzano quelli che sono i documenti che fanno parte del patrimonio documentario, e poi quello di dare quantomeno un approccio dei primi rudimenti per una metodologia, cioè come si imposta una ricerca utilizzando delle fonti d'archivio. In questo caso si è ritenuto utile proporre una simulazione, partendo appunto da quella che era l'esperienza didattica in aula, quindi dalle ore di lezioni frontali, e in particolar modo di una lezione, il focus era immagini fotografiche, quindi il racconto fotografico del bel paese e del nuovo paesaggio italiano attraverso la fotografia, appunto abbiamo stabilito un tema di ricerca, partendo dal presupposto che attraverso le immagini, soprattutto attraverso la fotografia, che non è la documentazione oggettiva della realtà, perché naturalmente dipende dall'operatore che scatta la fotografia, quindi sceglie l'impresa, quindi sceglie che cosa vuole raccontare effettivamente, in particolar modo per quanto riguarda le immagini turistiche, come queste abbiano contribuito a delineare il racconto, che anche in questo caso uso proprio il termine racconto, di un territorio. Essendo Parma, e molti di questi corsisti provenendo da tutte le parti d'Italia, in alcuni casi anche dall'estero, molti identificano appunto Parma come, anche per una questione, diciamo così, di marketing,
come la città del cibo, ma soprattutto come il luogo in qualche modo della Food Valley. Quindi ci siamo posti una domanda: nel racconto iconografico della città di Parma, la presenza del cibo, in particolar modo del prodotto tipico, visto appunto il focus del master, hanno costituito un elemento fondamentale attraverso cui la città ha deciso di valorizzarsi ai fini della promozione turistica? Quindi, oltre alle bellezze storico-artistiche che compaiono in tanta pubblicistica destinata appunto alla promozione del territorio, il cibo che ruolo occupa in una città come Parma? Abbiamo quindi, dopo aver individuato un tema di ricerca, quindi tutto questo si è svolto in 4 ore, un tempo piuttosto ridotto naturalmente, vi avevo naturalmente anticipato l'esperienza, è stata condotta una ricerca bibliografica preliminare, avevo fornito loro gli atti di un convegno che si era tenuto a Parma nel 2011, che era proprio un convegno dedicato a che cosa si intende per Food Valley, cosa intendiamo veramente per Food Valley, analizzato in diversi settori disciplinari, da quello umanistico a quello economico a quello più specificatamente storico-artistico. Dopo aver appunto dopo aver condotto una ricerca bibliografica preliminare, abbiamo proceduto alla consultazione dell'elenco del patrimonio documentario conservato presso l'Archivio Storico del Comune di Parma per individuare un fondo che fosse in linea, che fosse pertinente con il tema della ricerca. È stato individuato il fondo fotografico, avendo appunto come tema del racconto iconografico, dell'azienda di promozione turistica, ovvero della APT di Parma, ex-APT. Quindi ex ente provinciale del turismo, che poi diventa la nuova denominazione di APT e con un cambiamento di funzione appunto soltanto a partire dal 1980. Allora, l'occasione di trovare il master dell'Università di Parma, quello che si fa in archivio, ci ha permesso di riscoprire un po' anche noi questo fondo. Innanzitutto è un fondo un po' particolare perché come azienda di promozione turistica era un fondo provinciale, quindi ci siamo chiesti, io che posso ancora dire di essere abbastanza giovane in questo mestiere, mi sono chiesta perché l'abbiamo noi in comune. E quindi ho fatto un po' di ricerche da archivista sulla storia archivistica di questo fondo. E ho scoperto che è stato un fondo acquisito dal Comune di Parma circa un ventennio fa, ormai, a seguito di accordi tra i politici, i rappresentanti politici e i direttori dell'archivio comunale e i responsabili della PD dell'epoca, che quindi hanno immaginato per questo fondo archivistico una collocazione più idonea all'interno dell'archivio storico comunale. Ho quindi rinvenuto questi documenti, in particolar modo che approvavano il passaggio di consegna, diciamo così, del fondo storico dell'EPT e dell'APT all'archivio storico comunale, delibera corredata di un elenco estremamente dettagliato di documentazione e che indicava precisamente la denominazione, tra l'altro, che questo fondo all'interno dell'archivio comunale avrebbe dovuto avere ufficialmente, entrando quindi come un fondo aggregato all'archivio storico comunale di Parma, l'archivio della PT Parma Sesso Maggiore Terme, intitolato Francesco Corri. Si trattava di un elenco molto dettagliato di materiale estremamente eterogeneo, e in cui era compresa anche un'emeroteca e una biblioteca particolarmente ricche, emeroteca e biblioteca che comprendono anche cassette di miscellanea e che costituiscono uno dei nuclei principali dell'attuale biblioteca di consultazione annessa all'archivio storico comunale di Parma. In più tutta una rassegna, diciamo così, di documentazione più strettamente di tipo turistico, di cui vi ricordo solo un piccolo elenco rispetto all'elenco che era effettivamente riportato sul contratto, diciamo così, di quella delibera di fine 93. Comprende una rassegna di stampa locale, tema turistico, 15 raccoglitori che confermo effettivamente conservati presso di noi e particolarmente utilizzati in questa ricerca che abbiamo
presso la Cineteca Comunale di Parma. E in più abbiamo un nucleo fotografico particolarmente interessante di foto che sono raccolte in 78 album fotografici che ho trovato curiosamente chiamati espressamente album Pisseri. Marcello Pisseri è stato un noto fotografo di Parma, ma noi abbiamo subito notato che quegli album non comprendevano foto solo di Pisseri e ci siamo chiesti perché è stato ufficialmente chiamato in quel modo, per poi scoprire che era una denominazione probabilmente d'uso dei dipendenti di quell'ufficio che benché errata è entrata nella denominazione comune, insomma. E purtroppo non tutto questo elenco che abbiamo rinvenuto corrisponde con la documentazione effettivamente entrata all'interno del comune di Parma. Parte del fondo infatti è stato utilizzato, rimasto in provincia, in comodato d'uso per mandare avanti l'ufficio che si occupava ancora di turismo e che poi dopo è diventato anche lo IAT comunale. Questo fondo ha subito altri due traslochi, quindi in un primo momento arrivato nella nostra vecchia sede dell'ospedale vecchio, nel 2010 abbiamo traslocato presso i magazzini comunali. Questo ha comportato anche uno spostamento fisico della documentazione e per il 2015 sono in corso degli accertamenti che riguardano il censimento del materiale bibliografico, incluse naturalmente le miscellane, e un progetto di inventariazione della parte relativa ai manifesti. E dopo l'intervento con le classi del master abbiamo pensato di studiare un progetto per la digitalizzazione del fondo fotografico. Dopo che appunto è stata data la consistenza del fondo, cercherò di essere stringentissima, abbiamo proceduto con la consultazione e la selezione di parte dei materiali di questo fondo corposissimo. In particolar modo ci siamo concentrati sulla raccolta fotografica, quindi questi 78 album fotografici contenenti appunto fotografie sia reti della città di Parma, normalmente erano bellezze storico-artistiche, la classificazione veniva fatta in base al soggetto ritratto, quindi luogo, cattedrale, battistero, teatro, teatro regio e quant'altro, e immagini relative alla provincia, in questo caso suddivise per comuni. In particolar modo, nell'ambito appunto dei grandi editori dedicati appunto a questa raccolta fotografica, si è deciso di concentrare l'attenzione soprattutto su tre raccoglitori. Uno, denominato prodotti pubblici, con appunto alcune fotografie a colori in bianco e nero e cartoline non viaggiate, una dedicata alla mostra delle conserve, inclusa la mostra di Verdi, con appunto immagini della mostra delle conserve, edizioni dal 52 sino al 62, un altro raccoglitore denominato uffici di vetrine e planche. Abbiamo poi consultato una parte della raccolta turistica, contenente appunto la segna stampa, raccolta di materiale promozionale, cartoline, fotografie artistiche e una velocissima rassegna a volumi conservati presso la biblioteca. Individuazione dei documenti, quindi abbiamo selezionato, hanno selezionato in realtà suddivisi a gruppi, alcune immagini ritenute particolarmente significative o comunque utili ai fini della ricerca. Erano quelli due prodotti tipici e hanno conservato una serie di immagini, di fotografie che ritraevano opere d'arte, manoscritti, stampe, molte delle quali, anche in tutte, conservate presso la Biblioteca Palatina e la Galleria Nazionale di Parma. Immagini contenenti appunto vetrine di negozi di alimentari, appunto come in questo caso, in altri casi dei carteggi fotografati, come appunto nel caso della lettera di Gabriele D'Annunzio a uno scultore, Seto Renato Brozzi, che appunto la stessa fotografia compare proprio tal quale in un volume conservato presso la Biblioteca dei Fondamenti. Sempre all'interno di questo raccoglitore una serie di still-life, quindi fotografie di natura morte con prodotti come per esempio il formaggio parmigiano, variamente definito formaggio grana, formaggio parmigiano, mai formaggio parmigiano reggiano, non almeno nel materiale che abbiamo analizzato. Alcune immagini appunto che rappresentano scene di lavoro, la raccolta dei pomodori sfatovati, appunto non ho detto, molte di queste immagini sono state realizzate da studi fotografici attivi a Parma, Vaghi, Tosi, Pisseri, Montacchini, eccetera. La raccolta del pomodoro, una, diciamo così, un'immagine diciamo, che è in qualche modo guarda ancora alla retorica
e immagini di lavoro all'interno degli stabilimenti, in questo caso la rifinitura del prosciutto presso uno degli stabilimenti di stagionatura del prosciutto, genericamente chiamato prosciutto, con appunto una sorta di immagine quasi mondana della visita di questo attore presso appunto gli stabilimenti di produzione del prosciutto. Sempre all'interno di questo raccoglitore denominato prodotti tipici, altre immagini, due di queste appunto vi presento, cioè lo stillage con formaggio saluti parmigiani, una composizione con appunto punte di formaggio, ancora con la crosta nera, una serie appunto di salumi, di coppa, salame, prosciutto, culatello e latte concentrato di pomodoro, un'immagine di magazzini di stagionatura del prosciutto. Le stesse identiche immagini, le stesse identiche fotografie sono state utilizzate per realizzare delle cartoline che abbiamo ricevuto poi nella raccolta turistica, cartoline che sono contenute in un cofanetto appunto con la dicitura fotografie artistiche di Parma provincia. Quindi il racconto del cibo della città di Parma si integra alle bellezze storiche artistiche della città di Parma e del suo territorio. All'interno di queste cartoline abbiamo anche una fotografia del padiglione, uno dei padiglioni della mostra delle conserve, dell'edizione internazionale della mostra delle conserve, che appunto diventa anche oggetto di una serie di riprese fotografiche che poi sono confluite in questo raccoglitore mostra delle conserve, in cui appunto sono documentate le edizioni 52, 59, 61, 62, quindi soltanto una parte, diciamo così, una parte delle numerose rassegne dedicate appunto a questa mostra annuale, le edizioni in cui appunto la mostra diventa da nazionale e internazionale, diventa nel dopoguerra, diventa nel 48. E in qualche modo legata, la documentazione viene legata anche alle fasi di costruzione dei nuovi padiglioni presso l'area nord del parco ducale dove appunto era ubicata la mostra. L'ampliamento della mostra delle conserve proprio dal punto di vista strutturale corrisponde anche alla grande espansione della manifestazione, che corrisponde a sua volta al prestigio, al consolidamento del prestigio raggiunto da Parma nel settore conserviero e soprattutto legato alla produzione di macchine per la trasformazione del pomodoro. Altro raccoglitore interessante fine della ricerca è stato quello appunto denominato Uffici PT Vetrine e Planche PT. L'Uffici PT c'è una serie di immagini, di fotografie che documentavano appunto anche gli allestimenti delle vetrine dell'ente di promozione turistica sia in Italia sia all'estero. Questa è una vetrina dell'ente di Parigi, databile alla seconda metà degli anni 30, in cui insieme a Giuseppe Verdi, Consiglio Giuseppe Verdi, con appunto Aida, Falstaff, Traviato e quant'altro, compare appunto un'immagine di Salso Maggiore Terme, molto presente nella promozione turistica degli anni 30 fino appunto agli anni 60, e anche immagini di produzioni legate proprio alla, cioè, a quelli che possono e noi consideriamo prodotti tipici. Plancia pubblicitaria inviata agli uffici esteri, nel 59 la gastronomia, quindi le preparazioni gastronomiche, i prodotti cosiddetti tipici, diventano insieme alle bellezze storico-artistiche soggetto appunto di questi collage fotografici destinati a allestire gli uffici di promozione turistica all'estero. Altra immagine, sempre una composizione fotografica dello studio Tosi, di Vero Tosi, un'immagine similare appunto che messo dalle bellezze storiche artistiche alle produzioni agroalimentari tipiche si ritrova in un altro archivio, che è un'altra collezione, se vogliamo chiamarla in termini artistici corretti, che è appunto quella del CSAC, Centro Studi e Archivi della Comunicazione dell'Università di Parma. In sintesi estrema, dopo aver consultato questa piccola parte del materiale, abbiamo raccolto una serie di dati, sia in relazione alla natura del fondo archivistico, quindi le fotografie contenute in questi 78 raccoglitori sono databili tra la fine degli anni 30 e i primi anni 70, nella maggior parte dei casi sono realizzati da studi fotografici di Parma, come dicevamo prima, per l'edizione di Keystone, appunto un'agenzia fotografica di Parigi che si occupa di fotografare la vetrina di Parigi del Venit. La catalogazione del materiale, appunto, osservando i materiali
sia alla comunicazione e progettazione di materiale promozionale. Le stesse immagini fotografiche conservate nei raccoglitori le si ritrovano appunto nelle cartoline, nella depliantistica, nei flyer destinati alla promozione turistica della città e della provincia. Cioè, in maniera molto sfacciata devo proprio chiedere di più. Tronchiamo. Chiudo così, questa è l'ultima slide, diciamo che avremmo potuto comunque aggiungere altro. Possiamo chiudere forse dicendo che il lavoro è ancora in corso. Esatto.